Cittadini, comitati, associazioni ed amministratori comunali in protesta dinanzi al Consiglio regionale contro la privatizzazione delle risorse idriche. Il Molise ed altre quattro regioni meridionali non raggiungono la soglia minima dei livelli essenziali di assistenza, a sottolinearlo il ministro Lorenzin. Resta difficile la situazione dei precari dell'ex Agenzia di Protezione Civile del Molise. La CGIL in presidio a Campobasso chiede un tavolo di confronto. In scena al Teatro Risorgimento di Larino, uno spettacolo che ripercorre i disastri ambientali causati soprattutto dalle negligenze degli uomini. Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Ancora un presidio davanti la sede del Consiglio regionale del Molise, presenti numerosi cittadini, comitati, associazioni e sindaci per sostenere il mantenimento della proprietà pubblica delle reti idriche nell'intero territorio regionale. Evidentemente non si fidano delle rassicurazioni date finora dagli uomini delle istituzioni. Tutti i cittadini che a titolo personale o in rappresentanza dei vari comitati ed associazioni, che insieme a numerosi sindaci hanno voluto presidiare la sede del Consiglio regionale a ricordare la natura pubblica della gestione delle reti idriche in Molise. Ancora qui, questa è una storia che è iniziata ormai sono 7-8 anni fa, dal 2008, da quando abbiamo raccolto le 400.000 firme per una legge d'iniziativa popolare per difendere l'acqua pubblica, e poi successivamente il referendum del 2011 che ha visto il protagonismo del popolo italiano che in maniera si può dire unanime ha detto a chiare lettere che l'acqua deve rimanere un bene pubblico, non soltanto nominalmente. E questo è il punto, come dire, di dissidio e di contestazione che noi facciamo anche a quello che fino ad oggi sembra l'orientamento della Regione Molise, non soltanto nominalmente ma anche di fatto. Cioè noi chiediamo in linea con quella che è la volontà popolare che sia la proprietà, sia la gestione, dalla captazione fino alla distribuzione, la decisione sulle tariffe eccetera, rimangano in mano pubblica. Tutti i passaggi devono essere sotto controllo popolare, sotto organi votati dal popolo, e questo è un po' il punto ancora dolente, e speriamo che oggi la Regione Molise, almeno detta da quello che dice, che ha dichiarato il Presidente negli ultimissimi tempi, ha intenzione magari di far rimanere, dare forza a Molise Acque come gestore unico, quindi una società della Regione, una società pubblica. È questo che noi chiediamo e speriamo che la Regione si allinei a questo orientamento. E con riguardo al presidio per difendere la proprietà pubblica delle reti idriche giunge da parte della Fondazione Lorenzo Milani di Termoli il sostegno e la condivisione piena alle tematiche del centro della manifestazione. In una nota si afferma: riteniamo sia chiara a tutti la volontà dei cittadini molisani che è stata sempre quella di difendere la natura totalmente pubblica di questa risorsa, già del resto manifestata con il risultato referendario del 2011. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dichiara che nel Molise e in altre quattro regioni meridionali non si raggiunge la soglia minima dei livelli essenziali di assistenza. In cinque regioni non si raggiunge la soglia minima delle cure garantite ai cittadini dal servizio sanitario, cioè i LEA, i livelli essenziali di assistenza, nonostante ci sia stato un miglioramento dei conti negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, parlando in anticipo sui primi risultati della griglia dei LEA 2015 che misura la qualità dei servizi sanitari.
Le regioni sono la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Campania e naturalmente il Molise, tutte inserite nel piano di rientro, oppure, come la nostra regione, commissariate, dove i commissariamenti, come afferma il ministro, hanno migliorato i conti, ma non il livello delle cure. Beh, se qualcuno girava un po' per gli ospedali e per il territorio, forse si rendeva conto che non c'era bisogno del ministro Lorenzin per fare questa scoperta. Cioè, da un punto di vista di scadimento della qualità dei servizi è più che evidente, lo stiamo denunciando da tempo. Del resto queste statistiche ci portano dei dati estremamente contraddittori. Abbiamo la città di Isernia, che è la città più triste d'Italia, però c'è l'ospedale secondo statistica migliore d'Italia, però viviamo nella regione che non ha raggiunto i livelli minimi di LEA. Quindi non so questi dati come vanno interpretati, ma forse non sono molto chiari nelle menti di chi gestisce la sanità come arrivare a qualche risultato decente. L'Assise di Palazzo d'Aimo ha accolto la proposta avanzata dal consigliere di Sinistra Italiana Michele Petraroia e che ha iscritto la mozione in difesa della sanità pubblica. Dopo la questione EGAM, la trattazione del tema sull'adesione alla giornata europea di mobilitazione appunto per la difesa della sanità pubblica che si terrà il prossimo 7 aprile. Un impegno di straordinario valore per il Molise e per il Mezzogiorno d'Italia, dove i livelli essenziali di assistenza sanitaria non vengono garantiti. Difficile la situazione per i precari dell'ex Agenzia per la Protezione Civile. Oggi un nuovo presidio della CGIL dinanzi la prefettura di Campobasso. La funzione pubblica della CGIL è da tempo impegnata nella risoluzione della vertenza scaturita dal riordino del sistema Regione Molise che ha portato alla chiusura dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con la riconduzione sotto il controllo della Giunta Regionale di parte delle competenze. Ma decine di lavoratori da un anno e mezzo si ritrovano senza più reddito e senza la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali pur trattandosi di vincitori di concorso ARPC nel 2012. Questa mattina, dinanzi alla prefettura di Campobasso, un nuovo presidio della funzione pubblica della CGIL proprio per un progetto di ricollocazione dei precari dell'ex Agenzia di Protezione Civile. Noi siamo venuti qui stamattina per un motivo preciso. Noi chiediamo al prefetto di Campobasso di convocare ad Oras un tavolo alla presenza della deputazione parlamentare e del governo regionale per trovare una soluzione per quel personale che è stato, diciamo, dimenticato in questi anni, in questi 4 anni, peraltro parliamo, ripeto, di personale vincitore di concorso, ma che era impiegato su un tema fondamentale che è quello della prevenzione del rischio idrogeologico. Parliamo all'incirca di 40 persone che erano state destinate sulla base di un accordo firmato il 24 novembre del 2015 in giunta regionale, erano state destinate proprio alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla manutenzione del territorio, alla mappatura delle frane, e sono tutti temi, lo vediamo oggi anche con la vicenda di Civita Campomarano, che ci preoccupa e ci allarma, che sono stati diciamo dimenticati. Proprio il sindaco Paolo Manuele in questi ultimi giorni lamentava una sorta di dimenticanza rispetto a quello che è un problema, ma che è la conseguenza di un fatto acclarato, evidente, che è lo smantellamento del sistema di protezione civile. Uno smantellamento che vuol dire chiaramente ora inefficienza, inefficacia nell'intervento di una macchina che è fondamentale. In Molise, tenuto conto del rischio idrogeologico 100% del territorio molisano a rischio idrogeologico, rischio sismico, mancata manutenzione del territorio, mancati investimenti in valorizzazione ambientale e turismo sostenibile. Ecco, di tutte queste tematiche noi vorremmo che si parlasse e si fronteggiasse seriamente il problema e concretamente. Ed anche a Campobasso attenzione rivolta al decreto legge del governo pronto a cancellare l'attuale istituto dei voucher e ripristinare la responsabilità solidale negli appalti. Voucher, appalti, referendum e lavoro, si attendono riscontri concreti da parte del governo nazionale per ristabilire diritti e ridare dignità ai cittadini, in attesa che il Parlamento trasformi in legge il decreto che cancella l'attuale istituto dei voucher e ripristina la responsabilità solidale negli appalti. Continua la battaglia della CGIL Molise per la carta dei diritti universali del lavoro.
Qualora le istanze vengano accolte, verrà superato il voto referendario, come spiegato dal segretario nazionale della CGIL Giuseppe Massafra. Noi continuiamo la nostra mobilitazione sul territorio nazionale, ieri e oggi qui in Molise, per parlare dei due referendum, quelli che abbiamo proposto per l'abrogazione dei voucher e per il ripristino della responsabilità solidale negli appalti. Sono due quesiti che abbiamo proposto quando abbiamo di fatto avanzato la nostra proposta di ripartire dalle condizioni di lavoro, dal valore del lavoro, dal valore sociale, dalla dignità delle persone. E voucher e appalti sono quelle situazioni che emblematicamente rappresentano la degenerazione degli ultimi anni. L'aumento indiscriminato dei voucher dello scorso anno dimostrano come questo strumento non sia uno strumento utilizzato per far emergere il lavoro nero, più che altro invece per legalizzarlo, per intervenire sulla condizione reale dei diritti, abbassando le tutele, abbassando appunto i diritti delle persone. Per questo crediamo che sia uno strumento malato e che vada abolito. Negli appalti la situazione è la stessa, una situazione di cui si è parlato poco, ma anche negli appalti, per effetto delle innumerevoli esternalizzazioni che sono intervenute soprattutto in tempo di crisi, le condizioni pesanti si sono manifestate proprio in quello che rappresenta l'ultimo anello debole della catena degli appalti, e cioè i lavoratori, che hanno vissuto anche loro pericolose e particolari condizioni di sfruttamento. Ecco, partire da qui per affermare un principio che noi proponiamo nella nostra proposta di legge, la Carta Universale dei Diritti del Lavoro, il nuovo Statuto dei Lavoratori, in cui affermiamo appunto che partire dalle condizioni di lavoro è il necessario percorso per portare il nostro Paese fuori dalla crisi, per portare il nostro Paese a condizioni di competitività sulla via alta dello sviluppo. È quello che continuiamo a fare, e anche se siamo oggi in presenza di un decreto del Governo che di fatto recepisce i temi proposti nei nostri quesiti referendari, noi non smobilitiamo fino a che questo decreto legge non diventi legge e quindi non raggiunga lo scopo che ci siamo prefissati. Per non dimenticare la tragedia di Mononga, anche il comune di Campobasso ha aderito alla raccolta di terra che sta portando avanti il signor Michele Maddalena, donando una zolla prelevata dalla Villa dei Cannoni, terra che poi sarà consegnata in una teca al sindaco di Mononga in occasione del 110esimo anniversario del disastro minerario del 6 dicembre 1907. L'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma rinnova il tradizionale appuntamento con la solidarietà. Oggi, domani e domenica in molte piazze, anche molisane, la 24esima edizione dell'iniziativa Uova di Pasqua ha il sottolalto patronato del Presidente della Repubblica. Migliaia di volontari dell'Associazione offriranno un uovo di cioccolato a chi farà una donazione minima di 12 euro. Importante riscontro giuridico per la Lega Consumatori ed Arco Consumatori del Molise, che hanno incassato una sentenza storica da parte del Tribunale di Campobasso di condanna della società assicurativa Poste Vita. La sentenza è storica perché fa giurisprudenza e si pone come riferimento nazionale. La pronuncia è il Tribunale di Campobasso, chiamato in causa dalla Lega Consumatori ed Arco Consumatori del Molise, è relativa ad un contenzioso di un cittadino, Carmina Lucarelli, con la società Poste Vita, appartenente alla holding di Poste Italiane. Ce ne parla l'avvocato Domenico De Angelis. È un precedente giurisprudenziale in Italia, sono fiero che l'abbiamo ottenuto dal Tribunale di Campobasso nella persona della dottoressa Previati, perché si è ritenuto applicare nella fattispecie, di fronte al diniego di Poste Vita di rimborsare ad un consumatore le somme precedentemente investite in una polizza assicurativa, il relativo importo, perché era trascorso oltre un anno dal decesso del contraente. Malgrado, ecco, sul documento di sintesi, quindi sulle condizioni generali di contratto, fosse scritto a chiare note che praticamente Poste Vita rinunciava alla prescrizione breve di un anno e di conseguenza i cittadini avrebbero potuto esercitare il proprio diritto nei 10 anni. Il Tribunale di Campobasso in effetti ha disposto
perché si deve applicare l'articolo 17 del regolamento ISVAP 35/2010 che stabilisce che la compagnia assicurativa praticamente deve dare comunicazione all'altro contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, della data di scadenza del contratto e del termine prescrizionale entro il quale esercitare il proprio diritto. Ovviamente questo non è avvenuto da parte di Poste Vita e quindi sono stati violati i più elementari principi di correttezza, lealtà e buona fede appunto da parte di questa che possiamo definire una compagnia assicurativa. Lei ha avuto la forza di rivolgersi a un'associazione dei consumatori ed è riuscita, guarda caso, a spingere perché ci sia una sentenza che è completamente innovativa. Sì, diciamo è andata bene, però bisogna crederci in queste cose, perché se uno si arrende al primo no, abbiamo perso tutti. Bisogna credere e andare avanti, anche perché nel nostro caso specifico, e penso che come il mio caso ce ne saranno tantissimi simili, c'era nell'opuscolo del contrattuale c'era chiaro e specificato che Poste Vite rinunciavano alla prescrizione annuale, dandoci la possibilità di decennale. Per cui voglio dire, penso che la cosa era chiara, quindi bisogna andare avanti. Industria 4.0, opportunità per il territorio e per le libere professioni, appuntamento oggi al Museo d'Arte di Via Giappone a Termoli dalle 15 alle 19. Esponenti delle istituzioni ed esperti discuteranno i vantaggi e le difficoltà che riguardano lo sviluppo industriale per accompagnare le imprese nel percorso di miglioramento e trasformazione, incontro proposto da Confprofessioni Molise. Oggi al Teatro Risorgimento di Larino uno spettacolo che ha ripercorso le tragedie provocate dalla cattiva gestione dell'ambiente da parte dell'uomo dal lontano 1963 nel Veneto fino al crollo della scuola Iovine a San Giuliano di Puglia. All'Istituto San Pardo di Larino si torna a parlare del disastro del Vajont in provincia di Belluno ad oltre 50 anni dalla tragedia. Anche il Molise non è immune da dissesti idrogeologici. Professoressa. All'Istituto Tecnico Agrario di Larino si parla sempre di molte tematiche importanti, anche perché nell'ambito del nostro lavoro interdisciplinare ci preoccupiamo di far rientrare alcune materie nello specifico. Qui c'è l'attenzione particolare rivolta alla cura e alla gestione del territorio, per cui il tema è estremamente interessante. Il Vajont di tutti, da Longarone a San Giuliano, che ripercorre quasi tutte le tragedie che hanno colpito l'Italia per l'incuria e la cattiva manutenzione, la negligenza di chi non ha saputo fare bene il proprio dovere e di chi non ha ritenuto che l'ambiente sia la casa di tutti. Per cui la negligenza, la noncuranza e direi anche la corruzione, perché dalla rappresentazione si evince benissimo anche l'aspetto corruttivo del governo di Roma ai tempi della postumi alla Seconda Guerra Mondiale, quando lo sviluppo a tutti i costi ha snaturalizzato alcuni posti a tal punto da distruggerli. Quindi per i ragazzi è stato fatto un percorso formativo che è cominciato nel mese di ottobre, è stato curato dalla sottoscritta e dalle colleghe, dalla professoressa Buontempo, e li abbiamo edotti nei particolari affinché sappiano quali sono i rischi di quando il territorio e la natura si ribella. Ultimo appuntamento domattina a Guglionesi per il ciclo di incontri nelle scuole legato al progetto Martina. Al liceo Pace interverranno i medici Anna Maria Marra, Egidio Del Vescovo e Fernanda Florio sulla lotta alle malattie tumorali in Italia. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Alta pressione e bel tempo nella prima parte della giornata. Dalla sera cielo stellato sul Molise. Le temperature sono comprese tra la minima di 10 gradi a Campobasso e la massima di 20 a Isernia. Calmo l'Adriatico centrale. Ventilazione debole e variabile. Sulla regione domattina tornerà il sole. Valori climatici stazionari, venti meridionali. Dei nuovi ingressi in società domenica, il Campobasso di Massimo Silva avrà il turno di riposo. Nelle parole del portiere Salvatore Palumbo, la positiva prova fornita contro la Fermana. Il Campobasso riposerà domenica per l'esclusione del Chieti dal campionato di Serie D Girone F. I rossoblù, dopo l'ottima prova fornita contro la capolista Fermana, si preparano con impegno a raggiungere la salvezza diretta. Abbiamo fatto una grande prestazione, secondo me, difensivamente. L'abbiamo preparata bene in settimana e questo atteggiamento, diciamo, l'abbiamo portato oggi in campo e ci ha fatto prendere un gran punto contro una squadra veramente forte, anche in difesa. La salvezza matematica, secondo me, manca ancora qualche punticino, però adesso viaggiamo bene in una zona tranquilla della classifica. E secondo me siamo stati pericolosi in alcune ripartenze, però potevamo fare molto di più. Abbiamo avuto l'occasione con Improta, però è stato anche bravo il portiere, devo dire, della Fermana, ha fatto una grande parata. Prossimo impegno, casalingo il Matelica, seconda forza del torneo, dell'ex Vittorio Esposito al Selvapiana. Lavoreremo sicuramente sul Matelica, sui loro punti forti, e lavoreremo anche per esprimere il nostro gioco e sicuramente faremo bene anche in quella partita, secondo me, perché stiamo viaggiando davvero bene. Daniele Gragnoli, attaccante dell'Agnone, è convinto di potersi giocare con la sua squadra l'ultimo posto utile nei play-off del girone F della Serie D. Sentiamo. Non ti sei abbattuto sul rigore, che è stato sicuramente un macigno per te e per la squadra. E come te ha reagito tutta la formazione granata? Un successo dedicato a chi? Beh, sicuramente è stata una prova di carattere, a parte il rigore, perché comunque per come si era messa la partita 3-1 abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di essere una compagine comunque unita e un grande gruppo. Questa vittoria sicuramente per quanto riguarda la squadra ce la dedichiamo a noi stessi e a tutte le persone che ci sono a fianco. Per quanto riguarda me, vorrei dedicare questa vittoria ai miei genitori, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia squadra, all'allenatore e a tutte le persone che sono, insomma, di questa piazza. L'Agnone aveva iniziato bene la partita, non è riuscita però a dare il colpo di grazia. C'è stata una lunga fase in cui ha prevalso il Castelfidardo. Dopo c'è stata la scossa nei minuti finali con Guida, che ha iniziato a raddrizzare la gara. Sicuramente abbiamo iniziato bene, poi purtroppo ci sono stati 2-3 episodi che siamo stati anche un po' sfortunati, magari su delle cose dobbiamo lavorare, però purtroppo sono episodi che ci sono durante le partite. Ripeto, siamo riusciti ad addrizzare una partita come abbiamo fatto tante altre volte, dove magari tante altre squadre si sarebbero tirate indietro. Noi, la nostra forza è proprio questo, che non molliamo mai e siamo sempre una squadra che lotta fino a quando l'arbitro non fischia, quindi ci ha premiato anche questa volta questa nostra forza di volontà. Il mister ha sempre mantenuto un profilo basso, cioè guardare alla salvezza. L'obiettivo adesso potrebbe essere cercare, tentare l'ultimo posto nei play-off? Beh, sicuramente, come abbiamo dimostrato in tutto questo campionato, anche nel girone d'andata, cioè non abbiamo niente da invidiare a nessuno, ci siamo battuti con tutte le formazioni di questo campionato e credo che abbiamo sempre detto la nostra con molto onore, quindi secondo me uno potrebbe porsi questo obiettivo e ce lo poniamo, perché cioè, non abbiamo tutte le carte in regola, credo, per poter arrivare a questo obiettivo. Il
Continuano gli incontri sportivi della manifestazione Rugby per Tutti promossa in Basso Molise sul campo di Difesa Grande. A Termoli si sono sfidati gli studenti delle scuole primarie del posto e di Petacciato, Palata e San Salvo. All'iniziativa motoria hanno già partecipato 60 alunni dai 9 ai 12 anni. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.